giovani siciliani debbono fare i conti con un mercato del lavoro sempre più esigente, sempre più competitivo. Abbiamo finanziato nuove borse di studio alle 4 università dell'isola, nuovi dottorati, all'Accademia di Belle Arti stiamo fornendo luoghi nuovi per aprire laboratori, una parte dell'ospedale Vittorio Emanuele andrà apposta all'Accademia, un'altra parte andrà agli studenti della Università degli Studi, la parte centrale dell'ospedale Vittorio Emanuele diventerà il Museo dell'Etna. Stiamo riqualificando edifici in Sicilia che erano assolutamente dismessi e degradati perché possano diventare spazi per i giovani. Abbiamo bisogno delle loro proposte, del loro stimolo, della loro creatività. Siamo un governo che sa ascoltare i giovani, sono il nostro futuro, ma non in senso retorico, in senso concreto. E la manifestazione di oggi qui all'Accademia, nell'Aula Magna dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, lo dimostra: tanto entusiasmo, tanta voglia di guardare avanti, tanta voglia di formarsi e di sfidarsi.